Ma adesso dopo mi tolgo. Facciamo passare. Bello che bello. Bello che è proprio bello. Buonasera a tutti. Ciao Alessandro. Ciao. Scusate, però sicurezza giù, sicurezza là. Ciao Ale. Ciao Ale. Ciao, mi dà Pedifiano. Oh, grazie. Ciao, piano romano. Grazie a te. Ciao, piano romano. Ora raccontiamo un paio di cose. Bravo. Poi... Vai tranquillo. Alessandro, complimenti. Alessandro, sei un bravo. Perché davanti tu sei alto? Vai, ma mosce, si mette giù. Mettete giù, sicurezza giù. La sicurezza giù. Siamo? Ok, allora fuori, in mezzo alle piazze. Facciamo Alessandro e Paolo. Ok, Paola. Voi state ovviamente seguendo. Quello aspetto, così meglio. Salve il bambino. Vabbè. Che accade nelle istituzioni. E io spero che oggi le istituzioni possano vedere quello che accade invece nelle piazze. Ci chiamano dei violenti, eppure qui non mi sembra di vedere gente violenta, qui mi sembra di vedere dei cittadini che hanno voglia di ascoltare che cosa sta realmente accadendo, perché nonostante oggi veda tante telecamere, purtroppo l'informazione che invece è seguita a quanto è accaduto in questi giorni è stata, a mio avviso, totalmente strumentalizzata. Io ho sentito parlare delle frasi sicuramente sbagliate di un nostro deputato, ma ho sentito parlare veramente poco del grande schiaffo in faccia preso dalla deputata. Mentre nella stessa maniera un cittadino che si vede rubare davanti agli occhi 7 miliardi e mezzo dei propri soldi, Banca Italia, la nostra banca, le nostre riserve, mentre la vede smembrare dando le quote a chiunque, comprese le banche straniere, mi spiegate che senso ha avere una banca in uno Stato che permette che altri Stati stranieri ne siano comunque azionisti? Come possiamo garantirci se un giorno mai veramente decidiamo di riprenderci la nostra moneta? Io mi ricordo quando qualcuno al telefono diceva abbiamo una banca, noi al telefono ci chiameremo e dovremo dire non abbiamo più la nostra banca. Brava! Brava! Come funziona, signori? Eppure tutta l'informazione è stata sulla nostra violenza. Io lo ammetto. Voi mi conoscete per l'attività parlamentare, sono una che lotta, sono una che va avanti a testa bassa, che ci crede e lo facciamo sempre in maniera pacifica con tutte le armi che ci hanno concesso, e la più grande era avere finalmente una voce all'interno delle istituzioni. Quello che ci ha fatto male è che questa voce 2 giorni fa è stata tagliata, la tagliola, 160 interventi c'erano ancora alla Camera dei Deputati. E i ragazzi sapevano che in quella maniera avrebbero fatto decadere un decreto legge al quale avevano chiesto che venisse scorporata la parte riguardante l'IMU, perché noi siamo quelli che hanno chiesto l'abolizione non solo dell'IMU ma anche della mini IMU che invece avete pagato. E chi dovrebbe garantire le opposizioni invece ha garantito ulteriormente il governo, ha garantito il sistema. Noi col Movimento 5 Stelle abbiamo fatto un impeachment, ci guardano come se fossimo dei pazzi, quelli che fanno una cosa tanto per farla. Abbiamo un Presidente della Repubblica, signori, che non ci sta garantendo il rispetto della Costituzione. Non sono cose da poco, vogliono minimizzare tutto, hanno minimizzato quando questo Parlamento ha dichiarato che Ruby Rubacuori era la nipote di Mubarak, hanno minimizzato tutto, hanno minimizzato che questo Presidente ha firmato il lodo Alfano, che ha firmato il legittimo impedimento, che non ha rimandato mai indietro nulla, che ha governato sapendo che c'era un Parlamento nel quale la legge elettorale era incostituzionale. Allora sì, ci siamo detti forse è il momento di mettere all'attenzione dei cittadini anche chi è il nostro Presidente della Repubblica. È una scalata veramente difficile.
è una lotta che ci vede ogni volta che io vengo nelle piazze, che ho la fortuna di guardare quanta gente c'è intorno a me, forse ci credo che state spengendo la televisione, e non stiamo spengendo la televisione ed accendendo i computer, stiamo spengendo la televisione e stiamo aprendo gli occhi e il cuore. Brava. Questa è una comunità. Io non lo farei e non lo voglio fare per un interesse, io lo voglio fare perché credo nella nostra patria. Ci hanno chiamato in tutte le maniere perché esprimiamo dei concetti che sono concetti belli, veri. Sembra quasi che non si può più dire che amiamo la nostra patria, che non la voglio vedere svenduta. Non lo voglio. Voglio credere che esistano le leggi e che tali leggi vengano rispettate. Voglio ammirare il mio Presidente della Repubblica. Voglio credere nelle istituzioni. Voglio avere una nuova legge elettorale che permetta all'interno delle istituzioni di mandare veramente chi ci rappresenta. Chi ci rappresenta? Adesso chiamateci un po' come vi pare, però questo è esclusivamente il Movimento 5 Stelle. Brava! Brava! Buonasera. Aspetta, come mi metto... Buonasera a tutti. Basta. Ho visto abbassa, prima due bambine a Cavacecio e stiamo a lavorare per voi. Perché di questo si tratta. E siamo mesi che con Paloma e con tutti i nostri colleghi giriamo l'Italia, facciamo incontri del genere, c'è sempre più gente. Oggi ci sono anche telecamere delle televisioni, siete benvenuti. Anzi, ci appelliamo ai tantissimi giornalisti liberi, indipendenti, che hanno una bella coscienza, anche che lavorano in programmi che purtroppo spesso devono seguire delle linee editoriali magari già prestabilite dai finanziatori. Ci appelliamo a voi tutti, soprattutto ai giovani. Qua il paese dobbiamo ricostruirlo proprio dalle macerie, e lo possiamo fare con un'informazione libera. Io ne ho conosciuti tantissimi giornalisti in gamba, però devono anche tirare fuori il coraggio. Ci ho provato l'altro giorno con Cooperlo, ma niente, non rispondeva. Voi che siete più giovani, forse molto meno inseriti nel sistema rispetto a uno come Cooperlo, ce la dovete fare. Cioè, vi chiediamo essenzialmente di raccontare, di fare le pulci a noi, perché è giusto, perché attualmente noi rappresentiamo anche le istituzioni, un movimento di opposizione. Però fare le pulci allo stesso identico modo ai delinquenti, ai mafiosi, ai condannati. Cioè, se la stessa identica attenzione mediatica, giusta, che si sta riservando al Movimento 5 Stelle, che camminiamo su un cornicione, sbagliamo una parola e ci capita di sbagliare perché siamo esseri umani, fosse stata rivolta con la stessa identica veemenza e profondità alla gente che ci ha rovinato la vita, il Movimento 5 Stelle non sarebbe mai nato. Il Movimento 5 Stelle non sarebbe mai nato. Lo sentite adesso? Ok. Allora, la strada è questa qui, giustissima. Andiamo avanti per questa strada, soprattutto le elezioni europee saranno molto molto importanti. Informiamoci tutti quanti sui trattati internazionali, a cominciare dal MES, dal Meccanismo Europeo di Stabilità, da come funziona la Commissione Europea, da che cosa si fa a Bruxelles, certe decisioni che vanno prese, perché è fondamentale prendere un voto più di tutti gli altri. Come sapete, la legge elettorale per quanto riguarda le europee è differente, non ci saranno coalizioni, per cui prendere un voto più degli altri significherà vincere le elezioni, e questo li metterà molto molto in difficoltà. Per vincere dobbiamo fare proprio un porta a porta. Io ho delle bellissime sensazioni. Come? Lo so, guardate qua Rignano, ma dovunque, io le noto certe cose con i miei colleghi, le notiamo in giro per le strade, oggi in treno, stamattina a Milano, dovunque ci fermano persone, e la frase è: non mollate. Questa è la frase che c'è. I cittadini italiani finalmente alzano la testa, si sono dimenticati di essere sudditi e come dire, stanno reagendo come cittadini sovrani, perché siamo sovrani. Il Movimento 5 Stelle nasce fondamentalmente per due ragioni, per chi non lo sapesse. Uno, per costruire quello che io ho sempre definito un controllo popolare positivo intorno al potere, perché se i ladri li illumini tendenzialmente rubano di meno, questo è positivo.
noi per quello stiamo in mezzo alla gente. Sì. L'altra è appunto per provare il più possibile a rompere con gli intermediari. Intermediari è sempre un modo di esercizio del potere. E siamo, se ci pensate, la nostra società costruita sull'intermediazione, intermediari economici. Possiamo produrre quel che si mangia e mangiare quel che si produce in questo luogo senza intermediari. Intermediari della comunicazione, che anche è giusto che ci sono giornalisti che fanno il loro mestiere, che sono professionisti, ma è anche bello che quel cellulare sparerà queste immagini in rete senza alcuna intermediazione. Assolutamente. Intermediari politici, partiti non servono più, non è più un sistema oggi con la rete adeguato. Per quello diciamo che sono morti, non è una frase brutta, violente, come dire, qualcosa di finito, anche come la televisione in fondo. Poi io ci sono andato ora per qualche settimana, ve l'ho scritto oggi, non ci vado, voglio stare un po' più nelle piazze. È una mia, vi chiedo di rispettare questa mia scelta e poi ci ritornerò se l'assemblea vorrà, se voi vorrete. E però se ci pensate, questa forma di comunicazione nuova senza intermediari, uno in rete legge una cosa del 5 Stelle, gli piace, non gli piace, la può smentire, mi ascolta a me, magari io dico una balla, può capitare. Insomma, ci siamo resi conto in questi giorni che tante cose che sappiamo e che ci vengono dette sono false. Ce ne siamo resi conto in questi giorni, no? Lo diciamo da 40 anni. Lo diciamo da tanto tempo. Sì. Ecco, magari possono anche essere false delle cose che dicono i rappresentanti del 5 Stelle. Va controllata ogni cosa. Oggi con la rete si può fare. Se io vi dico che il decreto IMU Banca d'Italia ha in sostanza regalato miliardi di euro alle banche, qualcuno dice no, perché sono soldi fittizi. Non sono soldi fittizi, perché con l'aumento del capitale e l'aumento, diciamo, del valore delle azioni e con un'altra modifica che all'interno del decreto, che impone gli azionisti che detengono più del 3% delle azioni sono obbligati a venderle, e in assenza di un compratore è la banca stessa che deve ricomprarsi le azioni. In pratica paghiamo noi, allora. È incredibile quel che è successo. In pratica hai una mela, prendo dei soldi da una parte, li metto da un'altra, non ti do direttamente i soldi, ma ti rendo questa mela molto molto più costosa in un certo senso, mm-hmm. E ti obbligo a vendere questa mela. Non essendoci un compratore, te la compro io stesso, quella mela ha il prezzo nuovo, e tu che prima avevi una mela che valeva 1, hai una mela che vale 100 e sei obbligato a vendere una mela al prezzo di 100, e io che ti ho fatto tutto questo diciamo marchingegno te la ricompro a 100. Questa è stata una schifezza incredibile, che quando noi in Parlamento ci siamo visti violentati nei diritti delle nuove generazioni, nella possibilità di avere una banca, non la Banca d'Italia è già in parte privata, però hanno toccato le riserve e toccheranno le riserve, quando abbiamo visto quello abbiamo reagito, in più quando la Presidente ha messo la ghigliottina, unica nella storia. Guardate, leggete le dichiarazioni del capogruppo dell'ultima legislatura Soro, quando Fini minacciava la ghigliottina, altro che moderato, diceva cose decisamente peggiori delle nostre, però adesso dicono che la ghigliottina è giusta. Ecco, quando è successo questo, quando tu vedi che ti rubano un portafoglio, tu provi a rincorrere, tante volte abbiamo avuto paura di rincorrere dietro i ladri, oggi invece stiamo rincorrendo dietro ai ladri, e qualcuno dice che facciamo male a rincorrere dietro i ladri perché questa è la verità. Questo si tratta, è successo questo. Ma ci sono delle forme di comunicazione differenti, la rete, e se ci pensate non abbiamo più bisogno appunto di questi intermediari, possiamo costruire un discorso di sovranità. Il Movimento 5 Stelle nasce per questo, una sovranità anche monetaria, perché dobbiamo iniziare a ragionare sulla moneta, se è stato utile o non utile la moneta unica, ci dobbiamo pensare, perché sono cose che riguardano noi. Io dico che dobbiamo iniziare a mettere in discussione tutto il pensiero dominante, quello che ci hanno detto, questo non va messo in discussione. Sì, si mette in discussione, perché l'intelletto che ragiona non è mai pericoloso, mai pericoloso. Bravo! Poi mettere in discussione poi la sovranità energetica, la sovranità politica, la sovranità alimentare, che è un concetto totalmente differente dalla sicurezza alimentare. Sovranità, cioè essere sovrani, mangiare quello che produciamo. Abbiamo un territorio straordinario, cioè il 5 Stelle nasce per questo. Avete visto che noi lì dentro stiamo dando l'anima, alle volte commettiamo qualche errore, ma figuratevi, insomma, io l'altro giorno, come avete visto, sono andato in sala stampa, non ho impedito a nessuno di parlare, gli ho impedito di mentire. Hai fatto bene! Gli ho impedito solo di mentire.
E dobbiamo fare questo, dobbiamo sbugiardare le menzogne, dobbiamo informarci, dobbiamo partecipare, dobbiamo essere, per favore, se c'è qualcuno anche giustamente incazzato, non violenti, cioè rispondiamo sempre davvero con il sorriso, perché il sorriso è disarmante quando qualcuno ti attacca. Tu a volte è difficile, però penso, è difficile, non lo so, pure per noi, immaginate, immaginate, no? C'è Paola Taverna che deve Gasparri, è difficile sorridere. Lo so, invece è capace di sorridere anche a Gasparri. Ecco, dobbiamo fare questo, dobbiamo fare questo, no? E dobbiamo provare sempre più a convincere tante persone e soprattutto da tanti giornalisti, ribadisco, in gamba. Io vedo che ci sono tanti giornalisti in gamba a compiere il loro dovere, che è quello di raccontare il più possibile la verità. Quando i cittadini hanno degli strumenti informativi sani, prenderanno le loro decisioni, saranno consapevoli. Noi non vogliamo che ci siano tutti, che siano tutti elettori del 5 Stelle, anche se io dico sempre che se i cittadini sapessero sul serio quello che succede nel palazzo, il PD e il PDL prenderebbero un 1% in due. Però dico che occorre che i cittadini siano consapevoli, che abbiano quegli strumenti di informazione per prendere delle decisioni in maniera responsabile e non diciamo guidata dall'alto. Leggere, fare attività politica sul territorio in questo modo, organizzarsi, tutto questo crea indipendenza. Indipendenza, noi abbiamo il diritto e il dovere di essere più indipendenti, e guardate che se tu diventi indipendente respiri un'aria che è molto molto fresca, cioè ti senti fiero e orgoglioso di essere un essere umano e anche di far parte del popolo italiano. È vero, bravo. Grazie a tutti. C'è qualcuno che vuole parlare, che vuole fare un intervento, una domanda? Se no io vado via presto, stasera vado via presto e sono stanchissimo, devo dormire. Vieni qua, Agorà. Lo so, andiamo avanti. Ragazzi, scusate, vi consiglio di non vedere queste porcherie, vi vedete meglio voi, andiamo avanti. Allora, sì, sulla TV, secondo me è giusto che vadano tante persone, perché vi assicuro che ci sono dei... certo, ma siamo preparati, siamo in tanti preparati, vi assicuro. Sapete... Grazie. No, lo sappiamo, infatti ci siamo andati, però non funziona, per favore, ve l'ho detto prima. Se noi pensiamo che l'unica forma di vittoria del 5 Stelle sia andare in televisione, il Movimento 5 Stelle ha fallito. Vero. Ha fallito. È vero. La televisione è un mezzo che va utilizzato nel modo come giusto. Tale. Chiaramente, avendo garantiti degli spazi in cui è possibile colloquiare e esprimersi con tranquillità, però è uno dei tanti mezzi di informazione. Poi esistono le piazze, esiste il web, esiste il passaparola, esistono le cene, esiste citofonare al vicino e dargli un volantino, esiste questo, non è solamente la televisione. Io dico sempre che televisione significa vedere da lontano, noi invece è bello che vediamo da vicino, e oltretutto è un sistema che un po' ti stacca dalla realtà, ti vedi là e nella televisione, come abbiamo sempre visto gli altri, no? Pensavamo che fossero questi Gesù Cristo, extraterrestri, invece non sono Gesù Cristo, sono delle persone normali. Per cui anche noi se esageriamo con le televisioni, no. Come? Se esageriamo con le televisioni. Ragazzi, non posso urlare. Lo so, vieni un po' più vicino, vieni qua. Orecchio. Non posso urlare, non ce la faccio. Lo so. Allora, la televisione è un mezzo. Un attimo, fammi finire. Devono però andare tanti altri. Sappiate che ci sono un mucchio di miei colleghi, magari un po' meno visibili di me, di Paola, di Luigi Di Maio, di Carla Ruocco, non lo so, che sono in gambissima, e tante degli argomenti, la maggior parte degli argomenti che noi magari denunciamo in tutti i mezzi di comunicazione, li hanno trovati loro spulciandosi le notti i decreti legge, il cui abuso assieme all'ingerenza rispetto alla trattativa Stato-mafia sono le due principali accuse che abbiamo mosso al capo dello Stato. Guardate che quella dell'abuso della decretazione d'urgenza è veramente una violazione costituzionale. Questa ve la voglio proprio spiegare bene. La Costituzione parla chiaro, dice che il potere legislativo appartiene al Parlamento, cioè noi siamo pagati per fare le leggi, non per ratificare dei decreti del governo. Lo strumento, l'articolo 77 della Costituzione, dice, c'è uno strumento che si chiama decreto d'urgenza, che il governo lo utilizza quando deve risolvere una questione urgente.
ma ci sono una serie di sentenze della Corte Costituzionale che dicono che questo strumento deve essere, cioè il decreto deve essere urgente e omogeneo, cioè deve riguardare un'unica tematica. Oggi arrivano in Parlamento dei decreti, il meccanismo è questo, col femminicidio è andata così, decreto sul femminicidio, tutti sono contrari al femminicidio per l'amor di Dio, solo che ti infilano dentro delle norme per salvare il TAV o per salvare le province, allora tu ti arrabbi perché dici non è possibile che arrivi questo decreto, giusto? E alla fine fai una battaglia di emendamenti, alla fine ti astieni e i mezzi di comunicazione dicono il Movimento 5 Stelle a favore del femminicidio, capisci? È la stessa cosa che è successa con l'IMU Banca d'Italia. Allora, è anticostituzionale l'abuso della decretazione di urgenza. Pertini, leggete quello che fece Pertini quando era presidente, quanto si arrabbiò rispetto non all'abuso, addirittura si, se non sbaglio, oppose addirittura alla firma di un decreto, cosa che il nostro presidente non ha mai fatto. Il nostro presidente ha firmato il lodo Alfano, il legittimo impedimento, non l'ha mai rimandati alle Camere. Questo ha fatto il nostro Presidente della Repubblica. Vedete com'è importante capire e sapere queste cose? Quindi quando ci è arrivato quel decreto IMU Banca d'Italia, tenendo presente che noi abbiamo depositato da mesi una proposta di legge a prima firma Barbanti Ruocco sullo stop definitivo del pagamento dell'IMU, cose che non vi raccontano ma le abbiamo depositate, la legge elettorale, il Toninellum, lo chiamiamo così perché ci ha lavorato la nostra Commissione Affari Costituzionali in maniera particolare Danilo Toninelli, che è un deputato eccellente, l'abbiamo depositato mesi fa. Perché i mezzi di comunicazione hanno detto il Movimento 5 Stelle ha presentato la sua legge elettorale? Perché non l'ha detto nessuno? Poi arriva Renzi e dice questa cosa. Allora, anche sull'IMU Banca d'Italia, noi abbiamo fatto questa battaglia, l'IMU non si deve pagare, si può anche scorporare, e ci siamo arrabbiati fondamentalmente in aula. Perché? Perché dopo la capigruppo la Boldrini rientra, va subito sul suo scranno, sul suo trono, e Danilo Toninelli immediatamente mostra il regolamento per fare un richiamo al regolamento. Che era successo? Questo non lo sa nessuno, nessuno l'ha detto, per quello siamo molto arrabbiati. Durante la capigruppo, e si può fare, noi abbiamo presentato una mozione alla Camera, all'ufficio della Camera, che praticamente tu le mozioni, le interpellanze, anche le leggi, le dai direttamente all'ufficio della Camera, che sono delle persone che stanno dietro la Boldrini, a destra e a sinistra. Con questa mozione si chiedeva al Parlamento di votare immediatamente la possibilità di far partire un iter per una legge sanatoria, si chiama così, che in pochissimi giorni avrebbe sanato la problematica dell'IMU causata dalla decadenza del decreto. La Boldrini, che ha mentito in maniera davvero sfacciata, si deve vergognare una persona che mente così tanto ai cittadini italiani che sono i suoi datori di lavoro, è andata nel TG appunto a dire: se non avessimo convertito in legge quel decreto, i cittadini avrebbero dovuto pagare l'IMU. È una falsità totale, è una falsità totale. Noi abbiamo presentato questa mozione e Toninelli gli ha mostrato il regolamento. Ci faccia parlare che vogliamo dire a tutta l'aula della mozione. Lei immediatamente ha fatto votare senza dare la parola, e se tu tagli il diritto delle opposizioni di esprimersi, è chiaro che tutti arrabbi. Ma troppo siamo stati... Certo, sì. No, diciamo che non c'è nel regolamento, ma è prassi purtroppo, quindi da questo punto di vista non c'è una possibilità di ricorrere dal punto di vista procedura, anche se poi Danilo Toninelli ci sta lavorando. Mentre la tagliola è lì, praticamente alla Camera si chiama una norma transitoria, cioè si utilizza la Camera, la tagliola come norma transitoria, mentre invece al Senato la tagliola esiste a norma di regolamento. Ora io vorrei sapere quando mai nella storia della Repubblica, in una piazza a Rignano, Flaminio, si è parlato in questo modo di tagliole e regolamenti parlamentari. Mozione. La gola in giro. Paola risponde a tue altre domande. Eccoci, scusate, ho parlato. Non lo so, io non sono un esperto di finanza, dovresti chiedere, sai chi, a Carla Ruocco, io mi occupo più di politica estera. E non siamo, diciamo sempre, non sappiamo tutto di tutto, ci siamo divisi in commissione, così aumentano le competenze di ognuno. Però ho letto recentemente degli articoli anche sul pericolo sulle nostre riserve auree, perché parte del nostro oro sta all'estero. Per cui anche lì non c'è del tutto sovranità, no? Per cui è interessante il tema che sollevi. Chiedi a Carla Ruocco o altri colleghi. Alessandro, a proposito, potete approfondire in TV questo discorso di Banca d'Italia e le riserve? Sì, io ci ho provato anche ieri, poi non è sempre facile perché ci sono interruzioni. Ce l'ha fatto per esempio Di Maio e la Sarti. Io l'ho detto prima che venisse convertito in legge da Santoro 8 giorni fa. Assolutamente lo facciamo, però mettetevi in testa
è giusto quello che dici, che più che dire fate, dobbiamo fare, cioè sì, tutti quanti, dobbiamo, ognuno, se tu questa, il decreto lo spieghi a 10 persone quello che è successo, di queste 10 magari 6 capiscono e si interessano, hai fatto un lavoro che è rivoluzionario. Non, Alessandro, non arriviamo in TV, capito? Lo so, però basta, ne abbiamo appena parlato della TV, basta ridere fuori questa cosa, non abbiamo, no, non ce l'ho, mi stanno nervando. Andiamo oltre, andiamo oltre. Ricordate che nelle ultime elezioni al Comune di Roma il PD e il PDL hanno occupato la televisione. Il PDL ha perso 400.000 voti e il PD ne ha persi 280.000. Poi complimenti a Marino per il lavoro eccezionale che sta facendo a Roma. Sotto Marino non è male. Sotto Marino. E questo è il senso, per cui non crediate che i voti si prendano esclusivamente, poi nell'ultima settimana di campagna elettorale andremo sempre di voi, ma lì non ci vorranno, poi più diventiamo bravi più non ci vorranno, però funziona in un altro modo, questa bellissima rivoluzione non violenta e democratica è partita così e così deve andare avanti, poi sfruttiamo anche nel modo giusto le televisioni perché vedo che poi caricano, danno informazioni, danno forza a tutti gli attivisti. Sì. Ha detto che il decreto è incostituzionale. Sì, per quello, per la stessa cosa che ti ho detto io. Però noi le pregiudiziali di incostituzionalità l'abbiamo votate la Camera e la Camera dei Deputati ha detto che è costituzionale. Cioè Imposimato utilizza, il Imposimato è un ex magistrato importantissimo, si è occupato di tante indagini, tra cui anche l'omicidio Moro. E, è una persona che io stimo tantissimo. Ma è un grande, veramente una persona eccellente. Lui appunto ha tirato fuori la stessa questione sul decreto IMO Banca d'Italia. Non sei d'accordo? Vabbè, ognuno ha la sua opinione. Cioè ha detto che è incostituzionale perché è disomogeneo in questo senso. Però le pregiudiziali sono state votate alla Camera. Per cui quando vota il Parlamento, il Parlamento è sovrano. Una manifestazione pacifica, sì, a Montecitorio, là davanti, di quando c'è stato il decreto IMO Banca Italia, io mi sono messo le scarpe e sono andato. E sei andato, eravate sei. Lo so. Sì, perché gli italiani un po' in questo non sono abituati, sono sempre stati abituati, anche per via delle televisioni, sempre ad abbassare la testa, ad essere sudditi. Ci vuole del tempo. E c'ha ragione pure lui, le persone devono lavorare e sopravvivere tutte. Sì, però ragazzi, Valerio, abbiamo fatto una manifestazione, abbiamo circondato pacificamente il Parlamento durante le elezioni di Rodotà e hanno rivotato Napolitano. Oggi il lavoro che dobbiamo fare porta a porta l'informazione sulle tematiche europee per andare a vincere le europee. Se avete energia 10 vi invito, poi ognuno fa come gli pare, vi invito a investire questa energia 10 sull'informazione relativa alle elezioni europee, perché se le vinciamo si crea davvero un cortocircuito positivo rispetto a questo sistema. Noi non siamo antisistema, è questo sistema che è contro i cittadini, per l'amor di Dio. Se facciamo questo alla grande, però è questa la strada, non le manifestazioni, televisione, ok? Però guardiamoci intorno. Certo. Cioè, allora, aspetta che ora rispondo un po' Paolo. Cambio. Sì, a Montecitorio eravamo tre l'altra volta, ma come ha detto Sandro, quando è stato di Rodotà eravamo molti di più. Allora noi non vogliamo che ci sia una rivolta dei cittadini, sia ben chiaro. Cioè, noi oggi siamo qui perché abbiamo desiderio di informarci, perché è una riunione alla quale siamo abituati, perché come dicevano prima, noi quello che abbiamo detto in campagna elettorale l'abbiamo fatto. I sabati e le domeniche usciamo da quei palazzi e veniamo in mezzo alla gente, veniamo a parlare, veniamo a rigenerarci, perché capito, devo dire, è energia positiva a me, perché là dentro è una lotta contro l'energia negativa. Non ci dovrebbe essere bisogno che le persone vanno davanti ai palazzi, questi dovrebbero rendersi conto che le persone si sono svegliate e che non ci stanno più a rimanere sedute su un divano a ascoltare le bugie della televisione. Perché debbono costringere qualcuno ad andare là sotto? Il cambiamento è evidente, il 25% dei voti in una tornata elettorale è una cosa unica che è accaduta, di un movimento così giovane senza coalizioni, verso il quale stanno creando una nuova legge elettorale fatta apposta
per sbattere fuori quelle che sono le diversità. Cioè, guardatevi bene questa legge elettorale, è allucinante. E se la stanno contendendo come meriti Renzi e Berlusconi. Renzi dice, ecco visto, sono arrivato io, stiamo a fare la legge elettorale. E Berlusconi interviene all'altro convegno e dice, ecco finalmente abbiamo trovato un interlocutore che sta portando avanti le nostre richieste. Sì. Ma allora io mi domando, ma dopo 20 anni che siamo stati governati da Berlusconi, ma come possiamo pensare che la legge elettorale che sta proponendo sia a vantaggio della democrazia o del Movimento 5 elettorale, lì si è bloccato di nuovo un Parlamento di nominati. La prima cosa che ha detto la Consulta è stato è incostituzionale perché non c'è l'espressione del cittadino. Il cittadino non ha la possibilità di esprimere la propria volontà. E questi che te fanno? T'accorciano la risa. Così prima non potevi scegliere fra 20, ma non puoi scegliere fra 6. E che mi è cambiato? Sempre tu ce l'hai messi quei 6, come ci avevi messo prima quei 20. Poi hanno fatto il premio di maggioranza, però si sono alzati le soglie e l'hanno alzati anche a tutti i piccoli partiti. Quindi i piccoli partiti adesso o convogliano nei due grandi poli che si stanno ricostruendo il mondo intorno per rimanere lì. Questa è l'unica cosa che vogliono, loro devono rimanere lì. Mi spiegate che fretta c'è di fare una legge elettorale quando nel pacchetto delle grandi riforme c'è la riforma del titolo quinto, l'abolizione del Senato e sono riforme costituzionali, visto che hanno dovuto fare un passo indietro sul 138, anche di quello ringraziamo il nostro Presidente della Repubblica che stava permettendo che qualcuno mettesse mano alla forma di garanzia della nostra Costituzione. Sanno perfettamente che occorrono circa 9 mesi per fare una riforma costituzionale, perché tutta questa fretta di andare a creare una nuova legge elettorale? Giocano di spot pubblicitari, perché così Renzi può dire, visto, sono arrivato io, hanno fatto la legge elettorale, visto, sono arrivato io, dice Berlusconi, appena uscito, però ho trovato l'interlocutore giusto, quindi sono ancora il capo del PDL, perché Renzi e Berlusconi dovevano dialogare? Renzi è un presidente, è il segretario di un partito, poteva consegnare la sua proposta al proprio partito. Il PDL, che spero ancora se qualcuno si riconosce in quel partito, che comunque si riconosca nel PDL, non possiamo pensare che 9 milioni di persone si riconoscono in Berlusconi. Io dovrei credere che 8 milioni di cittadini italiani si riconoscono in un condannato in terzo grado, in via definitiva. Allora c'è qualcosa che non quadra, c'è qualcosa che non va. La Consulta ha detto bene, un sistema proporzionale, andiamo a votare con un proporzionale puro, vediamo chi prende i voti, vediamo chi si può sedere a un tavolo di governo e dire che cosa vogliamo fare. Perché ci dicono no al reddito di cittadinanza? Com'è possibile che il popolo sta nella condizione più di povertà più assoluta da anni e anni? Noi siamo tornati ai livelli dell'80, dicono delle cose pazzesche, signori, e non ce ne accorgiamo. Io sì, tante volte l'unica cosa della quale un minimo mi spavento è se questa Italia si è svegliata. Lo scrivevo l'altro giorno, svegliati perché rischi che il tuo sonno sia eterno. Si deve svegliare questa Italia, deve capire e principalmente dovete capire che l'informazione ve la dovete cercare, dovete andare a guardare, noi mandiamo i video, veniamo in piazza, vi riempiamo le pagine Facebook. A volte andiamo anche in televisione, ma non è quella l'informazione. Io l'ho vista l'intervista di Alessandro, una bellissima intervista. Dopo di Alessandro c'è stata una persona che ha detto delle cose improponibili su di noi. Ma mi sta bene anche così, io credo che finalmente noi abbiamo la capacità di capire cosa sta accadendo veramente e che cosa ci vogliono far credere che invece debba accadere. Non ci stiamo più con i paraocchi, abbiamo subito 20 anni di indottrinamento, sempre la stessa cosa. Non potete capire che brutta sensazione vivere una cosa e vedere che te ne raccontano un'altra, perché io quelle cose adesso le vivo, io le vivo, sto lì, lo vedo quello che fanno, li vedo gli accordi in mezzo al transatlantico, le vedo quando vanno giù nell'emiciclo e sono pappa e ciccia, ho visto quando il 416 ter per rafforzare quelle che erano la legge sullo scambio politico mafioso veniva fatto ostruzionismo dal PDL e il PD gli concedeva tempo per pensare. Io lo vivo, e allora quando poi vado in televisione e noi siamo i violenti, signori, ci sono i vostri figli là dentro, alla camera ci sono ragazzi di 25 anni e quando guardi i ragazzi ci sono i vostri genitori, io ce n'ho uno di 11 di anni e sto là dentro per lui,
sto là dentro pensando che io questa Italia così non gliela voglio lasciare. Brava! Non gliela voglio lasciare. Brava, brava, brava Paola! Mi è stato detto che c'è una mamma con un figlio tetraplegico che sta combattendo, io non conosco affatto il caso. Potete contattare la Commissione Affari Sociali, ricordatevi sempre che i parlamentari si occupano di fare le leggi, no? Chiaramente di applicarle, però i meetup locali, quindi il gruppo deve sostenere queste persone, deve aiutarli anche con strumenti magari legali se possibile, ma anche con una vicinanza umana, perché tante persone hanno anche paura a sfidare certi potenti perché sono soli, no? Alla fine Falcone e Borsellino sono stati ammazzati perché sono stati lasciati soli dalle istituzioni. Ecco, oggi le istituzioni siamo noi, oggi le istituzioni siamo esclusivamente noi cittadini, per cui stategli vicino a questa signora e ai suoi problemi, dategli una mano come gruppo, invito questa signora appunto a far parte, diciamo, a entrare nel meetup e voi sostenetela in questo modo. E chiaramente il parlamentare non può occuparsi del caso specifico, perché non è giusto nel nostro ruolo, perché noi dobbiamo occuparci il più possibile per le leggi che siano utili per l'intera collettività, però i casi specifici invece possono essere aiutati grazie al lavoro dei meetup e dei gruppi territoriali, ok? Sì, volevo aggiungere una cosa a quello che ha detto benissimo Paola. Secondo me l'intervento successivo del signor Augias ci ha fatto un grande, grande favore. È vero, è vero. È stato così spudorato. È vero, anche lei però. Le persone si sono rese conto. Anche lei è stata spudorata. Quando c'è un progetto dietro la disinformazione, quando non è solamente la rabbia di qualcuno, magari lui secondo me forse un po' anche arrabbiato perché non è riuscito a incidere minimamente sul cambio dell'Italia. Frustrato più che altro. Sì, un po' frustrati. Però alle volte invece c'è proprio un disegno strategico, preciso, ad hoc. Più questo meccanismo esce fuori, vedete, le dittature, quelle sanguinarie che ci sono state nel passato, più si avvicinavano alla fine e più utilizzavano la violenza come risposta. Le dittature mediatiche, più si avvicinano alla fine, più utilizzano la menzogna. Per cui più ascoltiamo le menzogne rispetto al 5 Stelle e più siamo vicini alla vittoria finale. Per cui sorridete e gioite, perché la strada è giusta. Bravo! Bravo! Grazie a tutti, ragazzi, grazie a tutti. Andiamo a Roma. Grazie per questo meraviglioso incontro. Tranquillamente ci andiamo a casa, su internet ci informiamo, invitiamo i parenti scettici a prendere un caffè, perché non sono scettici, sono del 5 Stelle ma ancora non lo sanno. Grazie.